Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della terza settimana del tempo ordinario. C'è da dire che oggi è anche San Francesco, la memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Beh, mi piace pensare con questa liturgia della parola di oggi che c'è sempre qualcosa di più grande che ci attende e che siamo chiamati un po' a scoprire. Non peraltro anche San Francesco è il patrono dei giornalisti, delle riviste cattoliche e via di seguito. E sì, perché nella prima lettura tratta dal secondo libro di Samuele c'è Davide che ha già pure una bella cosa in cuore, costruire una casa al Signore, ma per mezzo del profeta Nathan Dio stesso gli dice no no, sarò io a costruirti una casa. Ovviamente ricordati che ho preso io l'iniziativa quando ti ho tolto dal pascolare di gregge e ti ho costituito re, rigettando Saul. E quindi sarà Salomone a costruire il Tempio di Gerusalemme, e va bene, però c'è questa casata, dalla stirpe di David viene fuori il Messia. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ecco la prefigurazione del Messia. E allora ecco che la parabola di oggi, siamo al capitolo 4 di Marco, iniziamo la sezione delle parabole. Gesù ne racconta la prima, quella del seminatore che uscì a seminare. Questo seminatore che subito viene adombrato dal fatto che, che il seme, che è la parola di Dio, prende ecco il posto perché cade in varie tipologie ecco di terreno e porta frutto a seconda di dove capita. E allora c'è sempre qualcosa di più che siamo chiamati un po' a scoprire. Noi sappiamo qualcosa, ma ci attende qualcosa di ancora di più interessante, di più bello. San Francesco di Sales, di cui oggi facciamo memoria, che è nato nella Francia nel 1567, morto poi nel 1622. Bene, questi 55 anni lui come li ha vissuti? Ecco, li ha vissuti innanzitutto col desiderio poi di essere sacerdote, e così l'è stato, anche se aveva intrapreso un'attività forense, cioè uno studio forense, ma un'attività che poi non ha vissuto. Ma nello stesso tempo poi diventato vescovo di Ginevra, ha avuto a che fare con i calvinisti e la sua creatività lo ha portato alla scoperta, ecco, all'utilizzo del manifesto. Metteva addirittura degli opuscoli, dei piccoli fogli sotto le porte delle case delle persone per l'evangelizzazione, quindi aveva questo grande desiderio. Tanti sono i suoi trattati, i suoi scritti, se non altro la Filotea, che forse conosciamo, e la devozione che i laici devono avere, l'impegno laicale all'interno anche del mondo e della Chiesa. Quindi se oggi per esempio abbiamo tempo di andarci a leggere la seconda lettura dell'ufficio delle letture e della memoria di San Francesco di Sales, beh, possiamo prendere sicuramente spunti interessanti per la nostra meditazione. E allora, quanto c'è da scoprire? Scoprire però la verità, questo sì. Non le magagne per il pettegolezzo, il chiacchiericcio, come dice il Papa, ma quella verità che ci fa crescere, ma quella verità anche che ci farà liberi. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, tanti auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome Francesco, ma nello stesso tempo auguri anche a tutti i giornalisti, a coloro che si impegnano anche nella scrittura per evangelizzare. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.